Il diario di Anna, liberamente tratto dal diario di Anna Frank, a cura di Progetto Mandela. Quinta puntata. Riassunto delle puntate precedenti. Il signor Otto Frank, unico sopravvissuto della sua famiglia alla persecuzione nazista, torna ad Amsterdam a trovare l'amica Miep, che lo aveva molto aiutato durante il periodo in cui erano rimasti nascosti, e gli manifesta l'intenzione di lasciare il paese. Miep gli consegna il diario della figlia Anna, ritrovato tra le altre carte nella casa che era stato il loro rifugio. Nel diario di Anna, Anna racconta di aver abbandonato la Germania quando la persecuzione contro gli ebrei divenne più feroce, per rifugiarsi in Olanda. Ma anche qui, con l'arrivo dei nazisti, è costretta con la famiglia, il padre Otto, la madre Edith e la sorella Margot, a nascondersi in una casa soffitta sopra l'ufficio dove il padre lavorava. Nel nascondiglio si trovano già, per decisione del padre, i coniugi Van Daan, con il figlio Peter ed il suo gatto. Il signor Van Daan aveva molto aiutato il padre di Anna quando arrivò fuggiasco in Olanda. Ora sono Miep e il signor Kraler gli unici a poterli aiutare, portando loro il cibo e le notizie dall'esterno. Dopo qualche tempo affiorano i primi problemi dovuti al nervosismo per essere costretti a vivere in una situazione difficile. L'esuberanza di Anna provoca più di una lite. La situazione si aggrava quando Kraler porta in casa un altro ebreo, il signor Dussel, di professione dentista, costretto anch'egli a nascondersi. Tutti sono presi dalla paura ossessiva di essere scoperti, tanto che quando Anna grida in piena notte in preda a una crisi e a un incubo, la tensione verso di lei aumenta. Anna è consolata dal padre, ma rifiuta la madre, con la quale ha un cattivo rapporto, mentre celebrano un'importante festa ebraica, per la quale Anna ha offerto a tutti piccoli doni, si ode un tonfo al piano di sotto, tutti si sentono persi, ma per fortuna è solo un ladro fuggito al rumore di Peter caduto da una sedia. Il signor Frank cerca di rassicurare tutti, ma forte è la paura di essere stati scoperti. Sabato, 1 gennaio 1944. È cominciato un altro anno nuovo e noi ci troviamo sempre qui, nel nascondiglio. Ormai è passato un anno, 5 mesi e 25 giorni. È come se le nostre vite fossero immobili. Siamo tutti un po' più magri e le discussioni de Van Daan sono più violente che mai. La mamma continua a non capirmi e anche io continuo a non capire lei. C'è stato un grande cambiamento in me. Ho letto da qualche parte che le ragazze alla mia età sono molto insicure, diventano calme, tutte più concentrate sul miracolo della trasformazione del loro corpo. Ciò che mi sta accadendo è davvero meraviglioso. Non parlo solo di ciò che si vede, ma soprattutto di quello che sento avvenire dentro me. Ogni volta che mi succede ho come la sensazione di entrare in possesso di un dolce segreto. E malgrado il dolore, non vedo l'ora di tornare a riprovare il mio dolce segreto. Miep, Kraler, che bella sorpresa! Siamo venuti ad augurarvi buon anno. Non dovevate. Avreste dovuto tenervi almeno un giorno tutto per voi. Ma non devi dire così. È così bello vederli. Sento l'odore del vento e del freddo sui suoi vestiti. Tieni, fiori. Come stai, Marco? Ti senti un po' meglio? Sì, sto bene ora, grazie. L'abbiamo imbottita di pillole di tutti i tipi per non farla tossire. Salve, Miep, signor Kraler. Questi fiori sono per lei, con la speranza di un anno all'insegna della pace. Miep, ha trovato Mushi? L'hanno visto da qualche parte. Mi dispiace, Peter. Ho chiesto a tutti qui intorno se avevano visto un gatto grigio, ma purtroppo mi hanno risposto di no. Guardate cosa ci ha portato Miep. Una torta! Una torta? Vado a prendere dei piatti. Oh, grazie, Miep, ma non doveva. Avrà sicuramente usato la razione di zucchero di parecchie settimane per prepararla. Non è magnifica? Erano secoli che non vedevo una torta. L'ultima fu quella che ci portò lei l'anno scorso. E non si ricorda? Non si ricorda la torta che ci ha portato l'anno scorso? A Capodanno? Ah, io non me ne dimenticherò mai perché c'era scritto «Pace per il 1943».
E oggi c'è scritto pace per il 1944. Beh, prima o poi dovrà pur tornare la pace. Salve, signor Dusse. Come sta? Ecco il coltello, tesoro. Quanti siamo? Io non ne voglio. Grazie. No, grazie. Vi prego, per favore. Dovete, almeno una fetta. Non potrei. Bene. Perciò rimaniamo in 1, 2, 3, 7 in tutto. 8. 8, gli stessi di sempre. Non ho contato Margot. Penso che non ne avrà voglia. E perché no? Non può certo farle male. Va bene, va bene. Lo dicevo solo perché avevo paura si rimettesse a tossire tutto qui. La torta la taglia la signora Frank. Che differenza fa? Non è solo per la signora Frank, vero, Mia? È per tutti. La signora Frank fa le porzioni più giuste. Con questo cosa vuole insinuare? Su, dai, non perdiamo tempo. No, vuol dire che io non avrei sempre fatto le porzioni uguali per tutti, eh? Lascia perdere, cara. No, no, voglio una risposta. Avanti, risponda. Sì, sì, uguali per tutti, tranne quelle del signor Van Dan. Sono sempre un po' più abbondanti. Oh, è una menzogna. Fa sempre le porzioni uguali. Per piacere, per piacere. Ormai perdiamo la testa anche per una semplice torta. È ridicolo, non trova? Tenga il coltello, signora Frank. Grazie. Mi è per sicura di non volerne una fetta? No, davvero. Tra un minuto devo andare. Magari Mush è tornato a casa nostra. Dicono che i gatti ritornano. Ci andrò, Peter. Appena avrò un minuto ci andrò. Ma è già passata una settimana e io temo... Mettiti il cuore in pace. A quest'ora, col tuo gatto, qualcuno si sarà già preparato una buona cena. È squisita, Miep. Squisita. Dir che è proprio fortunato ad avere una ragazza che sappia fare torte così. Devo scappare. Dirk stasera mi porta a una festa. Oh, che meraviglia! E non dimentichi niente, i vestiti, il cibo. Così domani ce li potrà descrivere. Ti farò un rapporto dettagliato, Anna. Arrivederci a tutti. Aspetti un momento, vorrei chiederle un favore. Putti? Dove vai? Cosa cerchi? Putti, cosa fai? Che succede? Papà dice che vuole vendere la pelliccia della mamma, ma lei ci tiene moltissimo a quella vecchia pelliccia. È mai possibile? È mai possibile che uno si preoccupi di una pelliccia in momenti come questi? Non sono fatti che la riguardano, e se dici un'altra parola, io la prendo. Io, no, peccio... no, non ti permettere, capito? È mia! Me l'ha regalata mio padre, non sei stato tu a darmela. Non hai nessun diritto, dammela, hai capito? È solo una piccola discussione in famiglia sull'opportunità o meno di vendere questo cappotto. Glielo ripeto spesso a mia moglie quanto sia egoista a tenerselo qui dentro quando c'è tanta gente là fuori che ha bisogno di coprirsi. Miep potrebbe cercare di vendercela. Dovrebbe valere parecchio. A proposito, mi può prendere delle sigarette? La marca non ha importanza. E tutte quelle che trova. È molto difficile trovarne, signor Van Dan. Comunque ci proverò. Arrivederci. 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 È sicuro di non volere una fetta di torta, signor Kraler? No, grazie, è meglio di no. Non si sente ancora bene? Cosa dice il medico? Non ci sono stato. Ah, ah, signor Kraler. Ci ho provato, ma è impossibile avvicinare un dottore di questi tempi, hanno così tanto da fare. Dopo settimane di tentativi sono riuscito a trovarne uno per telefono. Gli ho chiesto un appuntamento, non mi sentivo affatto bene. Lo sa che cosa mi ha risposto al telefono? Mi faccia vedere la lingua. Ho dei contratti qui con me. Le dispiace se diamo un'occhiata assieme? Ma certo. Forse è meglio andare di sotto. Scusateci, ci metteremo soltanto qualche minuto. Che cosa è successo? È successo qualcosa, vero? Ma no, non è niente. Ho solo bisogno di un parere di tuo padre. È successo qualcosa, lo sento. Se si tratta di qualcosa che ci riguarda, allora è meglio che sentano tutti. Ma ci sono i ragazzi... Chissà cosa si potrebbero mettere in testa. Si fanno troppe fantasie. Peggio della realtà. Si tratta di un magazziniere. Non so se se lo ricorda. Cari, 50 anni circa, grosso, miope. Lo abbiamo assunto poco prima che lei se ne andasse. Uno di Utrecht? Esatto. Un paio di settimane fa, mentre mi trovavo nel magazzino, chiude la porta e mi chiede: come sta il signor Frank? Che ne è di lui? Io gli rispondo che avevo sentito dire che vi trovavate in Svizzera. Anche lui aveva sentito dire la stessa cosa, ma si domandava se non ne sapessi di più.
Io non gli ho dato molta importanza, ma poi ieri è successa una cosa. È venuto nel mio ufficio a portarmi delle fatture da firmare e mentre le controllavo ho alzato lo sguardo. Era in piedi di fronte allo scaffale, lo osservava con molta attenzione. Lo scaffale che nasconde la porta. Poi mi fa: mi sembrava di ricordare una porta qui. Non c'era una porta che saliva in soffitta? Subito dopo mi chiede un aumento di 20 fiorini alla settimana. Un ricatto dunque. 20 fiorini? Ma un ricatto piuttosto modesto. È solo l'inizio. Sapete cosa pensa? Che era lui il ladro dell'altra notte. E adesso sa che siamo nascosti qui. Com'è finita? Cosa gli ha detto? Ma io gli ho detto che ci dovevo pensare. Che faccio? Lo pago? Trovo una scusa per licenziarlo? Non so. No, non lo licenzi, per carità. Gli dia quello che chiede e non lo perda mai di vista. È molto quello che chiede? Come sono le paghe oggi? È una paga che potrebbe ottenere in una fabbrica di guerra, ma noi non siamo una fabbrica di guerra. Attenzione però, non sono sicuro che possa davvero sapere oppure... Provi a offrirgli la metà e capiremo subito se si tratta di un ricatto. E se lo fosse? Dovremmo pagarlo, prima o poi dovremo pagare tutto quello che ci chiede. Lo decideremo in seguito, quando sarà il momento. Potrebbe essere frutto soltanto della mia immaginazione. Siamo arrivati a un punto in cui si sospetta di tutti e di tutto, sempre. Anche un semplice sguardo, una parola e ci si ritrova... Il telefono! Il telefono squilla in un giorno festivo. Cosa può significare? No, è mia moglie. Le ho detto che venivo in ufficio per vedere delle pratiche e di chiamarmi quando tornava dalla chiesa. Allora gli offro la metà, Arrivederci. E speriamo in bene. Può ringraziare suo figlio per tutto questo. Quando ha fatto ribaltare la sedia e cadere la luce. È solo questione di tempo, ve lo dico io. A volte desidero che tutto ciò finisca, non importa come. Margot! Almeno sapremo la fine che ci aspetta. Dovresti vergognarti. Parlare in questo modo. Pensa quanto siamo fortunati. Pensa quante persone muoiono tutti i giorni in guerra. Pensa a quelli che nei campi di concentramento... Oh, a che serve? A che serve pensare alle miserie degli altri quando sei già tu un miserabile? Ma da stupidi! Anna! Noi siamo giovani. Margot, Peter, io... Voi grandi avete già vissuto la vostra vita. Guardate noi. Se cominciamo a pensare a tutti gli orrori del mondo, saremmo perduti. Stiamo qui che tentiamo di aggrapparci a degli ideali. Quando invece tutto, ideali, speranze, tutto va sgretolandosi. Se è per questo, Anna... Oh, non è mica colpa nostra se il mondo è ridotto così male. Non eravamo nemmeno nati quando tutto questo è cominciato. Anna... Oh, perciò non prendetevela con noi. Parla come se l'avessimo fatto scoppiare noi la guerra. Siamo stati noi ad iniziare la guerra? Anna, non hai mangiato la tua torta. L'hai lasciata di là. Grazie. Sei stata bravissima prima. Sai bene come tenere testa agli adulti. Sai dire ciò che pensi. Io non ci riesco. Non riesco a pensare, specie quando sono arrabbiato. Quel Dussel, quando ha detto che Mushi, che qualcuno se lo era mangiato, mi è venuta voglia di picchiarlo. Volevo dirgliene tante, ma tante che sarebbe... Anche a scuola facevo così. Quando c'era una discussione, reagisco sempre così. Ma prima con un uomo anziano come lui, non me la sono sentita. Ti sbagli sul mio conto. Non ne faccio una giusta. Parlo troppo, esagero sempre. Faccio del male a chi mi sta vicino. Io ti trovo fantastica. Cioè, se non fosse per te, qui non so, cioè quello... Ma dici davvero, Peter? Dici sul serio? È quello che ho detto, no? Grazie, Peter. Hai quasi una collezione di fotografie. Ne vuoi qualcuna per la tua stanza? Potrei dartene un po'. Passi tante di quelle ore in camera tua a fare chissà cosa. Preferisco così. Quando cominciano i litigi o le discussioni, io mi rintano là. Sei fortunato ad avere una stanza dove andare. Sua maestà Dussel è sempre qui dentro. Non ho mai un minuto di intimità. E quando cominciano a prendersela con me, non so mai dove rifugiarmi. Devo rimanere dove sono e ingoiare tutto. Prima però non gliene ha risparmiata nemmeno una. No, mi fanno così arrabbiare. Hanno le loro idee su tutto. Noi invece stiamo ancora cercando di capire. Ci troviamo di fronte a problemi che nessun altro ha mai avuto alla nostra età. E quando crediamo forse di averli risolti, salta fuori che boom, dobbiamo ricominciare tutto da capo.
Tu almeno hai qualcuno con cui parlare. No, ti sbagli. Con mia madre non parlo mai di cose serie, tanto non capisce. Con papà è diverso. Possiamo parlare di tutto, meno di una cosa, della mamma. Non c'è verso di parlarne. E come fai a sentirti in confidenza con qualcuno se sai che c'è una cosa di cui non vuoi sentir ragione? Beh, io penso che tuo padre sia in gamba. No, su questo non ci sono dubbi. È l'unico che non mi fa sentire una cretina. Però non c'è niente che possa rimpiazzare la scuola, gli amici, i coetanei. Non trovi? A te mancano molto gli amici. E non solo quelli. Che strano rapporto c'è fra noi. È un anno e mezzo che ci frequentiamo praticamente tutto il giorno e questa è la prima volta che parliamo davvero. Aiuta avere qualcuno con cui parlare, non trovi? È una bella valvola di sfogo. Beh, ogni volta che avrai bisogno di sfogarti, vieni pure da me. Oh, attento a ciò che dici, eh? A volte accumulo tanta di quella rabbia che... A me sta bene ugualmente. Davvero? È quello che ho detto, no? Brutte notizie. Le persone da cui Miep aveva avuto le tessere di razionamento sono state arrestate. Perciò abbiamo dovuto ridurre ulteriormente le razioni. I nostri stomaci sono così vuoti che brontolano e fanno rumori strani, tutti in chiave diversa. La chiave del signor Van Danno è bassa e profonda, come quella di un contrabbasso. La mia è così alta che sembra un flauto. E quando siamo seduti attorno al tavolo, in attesa di cenare, sembriamo un'orchestra che si accorda. Manca solo Toscanini con la sua bacchetta e potremmo suonare la cavalcata delle Valchirie. Lunedì 6 marzo 1944. Il signor Kraler è in ospedale. Sembra abbia un'ulcera. Pim dice che siamo noi la sua ulcera. Miep adesso deve mandare avanti l'ufficio e aiutare noi, tutto da sola. Gli americani sono sbarcati nell'Italia del Sud e papà ritiene che la guerra finirà presto. Il signor Dussel si aspetta che ogni giorno il magazziniere chieda più soldi. Sto saltando troppo da un discorso all'altro. Ma non ci posso fare niente. Sento che sta per arrivare la primavera. La sento in tutto il mio corpo e nell'anima. Mi sento totalmente confusa. Desidero tutto, gli amici, qualcuno con cui parlare, qualcuno che capisca. Qualcuno giovane, che provi ciò che provo io. Avete ascoltato la quinta puntata di Il diario di Anna, liberamente tratto dal diario di Anna Frank. Personaggi ed interpreti: Anna, Chiara Pennacchi, Otto Frank, Simone Mazzilli, Edith Frank, Giorgia Morettini, Margot, Chiara Federici, signora Van Damme, Donatella Calamita, signor Van Damme, Riccardo Celi, Peter, Simone Scaccetti, signor Dussel, Carlo Alberto Simonetti, signor Kraler, Michele Misericordia, Miep, Irene Lusch, tecnico del suono Paolo Cillerai con la collaborazione di Andrea Taglia. Realizzato nei laboratori di Progetto Mandela.